fiera del mercato di giovedì di Battipaglia. Vediamo un poco se si è ripreso a tempo pieno le vendite, se la gente accorre ancora e se è stata superata definitivamente la pandemia. Perché viene qui? Vengo per risparmiare un poco, perché sinceramente la roba la trovo abbastanza bene, sono contenta. E certo che c'è una convenienza abbastanza grande e niente, faccio il mio comodo e sto bene, cioè sta tutto bello qua. La signora è soddisfatta, dice che la merce è buona, i prezzi sono concorrenziali. Lei che dice? Sì, i prezzi sono convenienti, comunque i clienti ci vengono tutti i giovedì qua a fare la spesa, il mercato di Battipaglia è un grande mercato, la roba è buona, la gente comunque vengono, rimangono contenti con la roba. Lei da dove viene? Noi veniamo stessi da Battipaglia, la roba stessa di qua, Santa Cecilia. Sembra che dopo la pandemia, insomma, si è ripreso da qualche mese. E vogliamo sapere come vanno le cose, se la gente viene, spende e via dicendo. Dottor, io vi sono sincero, io sono ottimista. E le cose vanno molto molto bene, si è ripresa alla grande. E andiamo bene, è la verità, andiamo bene. Ma chiedete il Green Pass o ancora no? Dal 15 ottobre sarà obbligatorio. Il Green Pass io ce l'ho già da parecchio tempo, però è un fatto positivo il Green Pass, è importantissimo. Poi anche perché noi stiamo all'aria aperta e l'aria aperta è meno pericolosa di magazzini chiusi. Non è perché voglio fare la discriminazione verso i negozi, però all'aria aperta c'è più distanza e le cose sono diverse. Anzi, ce l'ho qua, questo qua è il mio Green Pass, è questo qua. Ce l'ho da parecchio tempo. Un poco si è ripreso, sì, ma poco, però non molto. Questo... Ma la gente accorre copiosa? Accorre sì la gente, purtroppo è sempre poco, diciamo, l'introito qua del mercato. I prezzi sono concorrenziali? Sì, i prezzi sono un po' alti, però c'è stata molta siccità, per questo non si sono rincaricati un po' i prezzi. L'importante è riprendersi. Speriamo che riprendiamo al meglio.